Tanis, gerarca del Concilio del Crepuscolo, gran capo dei Templari, mi aspettavo qualcosa di più. Insolente! Bada alle tue parole, altrimenti la mia lama lo farà al posto tuo. Oh, non ci si rivolge così a quello che ha salvato la vita al tuo signore. Ti importa poco della mia incolumità, Alaric. Qual è la vera ragione che ti conduce da me? Il nostro dio è venuto meno all'antico patto e ci ha umiliati. Nient'altro che menzogne, Artanis. Mi dai del bugiardo? E tu cosa sei se non l'incarnazione di una menzogna, macchina? Di ciò che hai da dire, Alaric. La flotta della morte dei Talbarin si è ammassata su Slain, in attesa di un'invasione in grande scala. Ho un'offerta per voi. Voi mi aiutate a lanciare la sfida per il diritto di governare i miei simili come monarca. In cambio, vi garantisco la cessazione delle ostilità col mio popolo. Fenix, raduna il consiglio. Sembra che avremo molto da discutere. Ah, Artanis. Ritengo di potervi essere più utile qui. Inoltre, preferirei che Alaric restasse dove può essere tenuto d'occhio. Così abbiamo due persone per ciascuno. Namaste! Io sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio di Legacy of the Void. Vediamo un po' che cosa succede dopo che Alaric è entrato a far parte del nostro gruppetto. Parliamo un po' con i vari personaggi. Non riuscite a capire perché dovete recidere i vostri cordoni neurali. Non posso permettere che cadiate di nuovo sotto l'influenza di Amon. Il Kala fu creato nel nostro momento più oscuro. Solo la sua luce può donare unità al nostro popolo. Nasciamo al suo interno e alla morte i nostri spiriti tornano a farne parte. Vale la pena combattere per esso. E ora Amon lo usa contro di noi. Esso sostiene la sua esistenza. La sua era deve finire. Artanis, attraverso il Kala, i nostri pensieri e le nostre emozioni sono un tutt'uno. Ho percepito i suoi pensieri e le sue emozioni come un intenso vortice. Egli non lo capisce, ma all'interno del Kala è vulnerabile. In che senso? Come egli può vedere dentro di me, io posso vedere dentro di lui. Possiamo trarne vantaggio, gerarca. Ne sono certa. Si spara. Ne vale la pena. Vi prego, mi serve solo un po' di tempo. Però è solo un po' di tempo, speriamo bene. Parliamo con Vordon? Niente, come sembrava. Siamo giunti su Ulnar per risvegliare gli Xel'naga e ottenere il loro aiuto. E invece Amon ci ha quasi annientato. La profezia di Zerathul mi è sempre meno chiara. Era più vicino alla verità di quanto pensassi. Gli Xel'naga riposavano davvero qui. Se fossero stati in vita, credo che ci avrebbero aiutati, come predetto da Zerathul. Se non altro, posso concedergli questo. Matriarca, le vostre parole mi sorprendono. Forse i vostri consigli si sono dimostrati influenti sotto alcuni aspetti. Allora mi impegnerò a darveli di più. Ho detto alcuni aspetti, gerarca, non tutti. Ok, in parte sta cambiando. Andiamo un attimo nel pannello di ambulanza. Gerarch, dei potenti guerrieri psionici si sono uniti alle nostre file. Fate la vostra scelta. Cassar de Templari. E abbiamo la possibilità di prendere loro che hanno il flusso di plasma, la tempesta psionica, quindi fanno un pochino più di casino. Oppure abbiamo il gran ritorno dei Templari Oscuri che andremo a provare per questa occasione. Vediamo che cos'altro abbiamo in giro. I pretoriani di Alaric si sono uniti alla nostra causa. Sembra che le sorprise non debbano mai finire. Mandami a combattere. Abilità passiva, cannone dispersivo. Gli attacchi infliggono danni a unità terrestre e tutte le unità terrestre nemiche circostanti, quindi fanno danno ad area. Ok, vediamo di fare in questa versione. Magari mettiamo gli incursori sto giro, così li proviamo. I cacciatori sanguinari e l'energizzatore. Un po' tutte le robe diverse e andiamo a vedere qua. Gerarca, forse ho trovato il modo di salvare il nostro popolo. Come predisse Zerathul, questa stele ancestrale può davvero essere la nostra salvezza. Spiegati meglio. Come abbiamo visto, la stele fu ideata per essere trovata e assemblata da coloro destinati ad ascendere per diventare Xel'naga.
Dopo averli condotti su Ulnar, avrebbe espulso l'energia al suo interno per risvegliare gli Xel'Naga dormienti. La stele assorbe e redistribuisce le energie. Essenza, materia, informazioni, coscienza. Per questo strumento sono la medesima cosa. Adesso lo capisco. È così che ha purificato Kerrigan? Ha estratto l'essenza che fece di lei la regina delle lame. Poi ha impiegato quell'energia per liberare Amon dal vuoto. Se riuscissi a scoprire come controllare la stele ancestrale, potremmo usarla per estirpare Amon dal Kala e salvare la nostra gente. Dunque Zeratul ci ha davvero condotto alla speranza. Prosegui la tua ricerca, Karax. È giunto il tempo di colpire Amon. È giunto proprio il tempo. Vediamo un po' anche Phoenix cosa mi dice, visto che ha preso delle parole da Alarak. Avevi ragione, Gerarca. Sono poco più di un clone del tuo vecchio amico Phoenix. Il Tal'Darin dice il vero. Sono sintetico. Una replica. Una menzogna. E cosa hai scoperto negli archivi? La mia morte. La mia rinascita come dragone. E ancora la mia morte per mano di questa regina delle lame. Io non sono Phoenix, ma conservo i suoi ricordi come se fossero i miei. Devo prendermi del tempo per pensarci. Tu sei un guerriero, Phoenix, e ti identifichi con il mio vecchio amico, o meno. Sappi che credo in te, e credo che mi aiuterai ad annientare l'armata di Amon e a salvare il nostro popolo. Non esitare, alla luce di quanto hai scoperto. Ci proverò, Gerarca. Bravo, bravo. Quindi, tra l'altro è diventato verde, prima non lo era, mi sembra. Abbiamo 30, quindi se io tiro giù una di queste qua, sono 50, questo è a 0. Per arrivare ancora più in alto possiamo fare così. Andare così e così. Qui abbiamo Phoenix. In questa maniera abbiamo il collo capilone, l'assimilatore orbitale che rimane sempre una cosa utilissima, forse la cosa più utile che c'era. L'armonia dimensionale non l'abbiamo utilizzata perché effettivamente non ho tante unità su cui sfruttare questa cosa, quindi forse è meglio fare così. E direi che possiamo tornare indietro, andare sul ponte, parlare un po' con Alarak. Immagino tu sappia che Amon ti distruggerà. Testa stupida. Se hai così tanta fede in lui, perché sei qui? Io do solo voce all'inevitabile. Conosco il potere che stai per affrontare e ho detto che distruggerà te, non me. Ho visto abbastanza. La sua arroganza sarà la sua rovina. Un difetto che vi accomuna. Credo che tu mi piaccia, Gerarca. Il tuo coraggio è lodevole. Allora unisciti a me. Insieme possiamo sconfiggerlo. Non posso legare il mio destino al tuo. Dentro di te non c'è traccia dell'odio che brucia in me. Tu non ribolli di agonia nel sapere che tutto ciò in cui credevi è una menzogna e che l'unico sollievo può venire dalla distruzione del traditore. Sei anche un po' boccotto, no. Tu, eh? Amon ha corrotto i miei simili e ora li trasforma in abominevoli ibridi. La mia collera rifulge più di mille soli. E presto tutti potrete assistere al suo scatenarsi. Non vedo l'ora di esserne testimone. La mia collera rifulge più di mille soli. Questa me la segno. E andiamo un po' a fare il concilio di guerra. Poco dopo. Il portale per il vuoto nel cuore di Ulnar è stato sigillato, ma un pericolo maggiore incombe. Amon sta trasformando la nostra gente in una forma ospite. Mentre eravamo concentrati su Ulnar, egli ha scatenato tutta la potenza dell'armata d'oro, usando le nostre stesse armi per sradicare la vita da pianeti in tutto il settore Coprulu. Le nostre attuali forze non ci permettono di affrontare l'armata d'oro, ma altri servitori di Amon si aggirano liberi per il settore. Allora dovremo colpire immediatamente, eliminare le sue forze periferiche. Gli antichi purificatori erano progettati per la guerra. Se li riattivassimo, potremmo...
Potremmo formare delle armate ed eliminare le genie Zerg di Amon con un colpo di mano. Sempre che non ci si rivoltino contro. I purificatori non conoscono lealtà né onore. Piantatela di bisticciare. Sono le flotte Taldarim il pericolo. Solo io posso sfidare Malash per il diritto di regnare e piegare la sua armata al mio volere. Non dimenticate la divisione Möbius. Si dice che operi da una base nascosta in cui sta generando un'armata di ibridi al proprio servizio. Questo è vero, ma non possiamo affrontarli se non sappiamo dove si trovano. Vorazun, inviate i vostri migliori templari oscuri a perlustrare il settore. Per il momento Karax rimane concentrato sulla stele ancestrale. La sopravvivenza del nostro popolo dipende dalle nostre azioni nei prossimi giorni. Tocca ai primogeniti opporsi all'oblio imminente. Tocca ai primogeniti, quindi adesso possiamo scegliere se andare su Slain o su Endion. Gli Xel'Naga sono morti. Allearsi con Alarak è un... E direi che andiamo su Endion. Gli Xel'Naga sono morti. Non c'è salvezza su Ulnar. Tuttavia abbiamo davvero trovato la speranza. Se vogliamo combattere, dobbiamo formare un'armata. Io e Phoenix riteniamo che sia possibile risvegliare gli antichi purificatori e sfruttarne il potere. In passato sono stati un... Ho preso una decisione che molti di voi non approveranno. Stando accanto a Phoenix, ho capito che il programma purificatori sotto la giusta guida può essere ripreso. La storia ci ha insegnato che i purificatori non si possono controllare, Artanis. Non ce n'è bisogno. Quelle personalità, come me, avranno una volontà propria. Non abbiamo abbastanza matrici di purificatore per crearne altri come Phoenix. Non starete prendendo in considerazione ciò che temo, vero? I purificatori originali orbitano attorno al satellite boschivo di Endion, stivati nella loro nave da guerra, la Cybros. Grazie a Phoenix, ho compreso che quei guerrieri potrebbero esserci utili. Può darsi che il conclave li avesse fraintesi, trattandoli da semplici robot anziché da valorosi templari. Tentò di controllarli. E si ribellarono, attaccando i loro artefici. Perché? Voi non vi ribellereste a uno schiavista? Ho udito il vostro parere e ho scelto di andare su Endion. Partiamo subito. Ho udito il vostro parere e ho scelto di fregarmene altamente di... No, scherzo. Che non ando su Endion. La griglia di stasi dei purificatori è ancora intatta. Dovremo destabilizzarla dal generatore sottostante. Rilevo una massiccia presenza di Zerg sulla superficie. Non possono essere di Kerrigan. La genia di Amon. Temo che non sarà uno scherzo. Ok, e vediamo un po' se possiamo parlare con qualcun altro prima di finire. Gerarca, i miei esploratori stanno seguendo gli spostamenti dell'Armata d'Oro. Quello che volete fare è risvegliare dei mostri, Artanis. Hanno massacrato tutti i templari nella base di Lantinum. Si ribellarono ai loro padroni. La nostra gente non li trattò mai da templari. Perché sono delle macchine, create per eseguire gli ordini del conclave. È questo che pensate di Phoenix? Una macchina creata solo per eseguire i vostri ordini? Phoenix supera le aspettative. Lui è qualcosa di più. Potrebbe valere lo stesso per i purificatori. Se non altro, pensate al contributo che darebbero allo sforzo bellico. Sempre che decidano di unirsi a noi. Ho fiducia in Phoenix. Sono disposto a correre il rischio. Non preoccuparti, Roana. Artanis. Gli Zerg rappresentano un serio problema. Disattivare la griglia di stasi non è mai stato un obiettivo facile. E lo è ancora di meno ora che la genia di Amon ci sta attaccando. Li tratterremo abbastanza a lungo perché tu possa completare l'opera, Karax. Gli scienziati isolarono la Cybros con un dispositivo chiamato Megalite.
È la chiave per disabilitare il blocco di stasi della stazione. Dopo aver disattivato la griglia, dovremo agire rapidamente per rendere la Cybros operativa o abbandonare l'orbita. La genia è troppo potente. Lascia che mi occupi io delle difese. So che funzionerà, Gerarca. So di poter guidare i purificatori attraverso l'oscurità che ci attende. Aiutarli ad accettare ciò che sono. Posso convincerli che non saranno mai più trattati come servi. Sembra dunque che tu abbia trovato il tuo scopo, fratello. Fin dal momento del mio risveglio, sono stato confuso, sperduto. Incerto su quel che sono e come lo sono diventato. Ora tutto torna a essere chiaro. Il destino mi ha affidato un compito a cui posso adempiere. È stimolante. Sì. Phoenix stesso non avrebbe potuto portare a termine la missione che ti appresti a compiere. Non di meno ci proverebbe. Ho appreso molto dai ricordi di Phoenix. E attraverso di essi ho potuto conoscere me stesso. Io sono Phoenix, ma non solo. Sono un'entità a sé stante. E ne traggo motivo d'orgoglio. Che è più o meno quello che... questo pezzo, diciamo, di narrazione per quanto riguarda Phoenix è molto simile a quello che succede a Cloud in Final Fantasy VII, per dirlo. Ma vediamo un po' la missione disponibile che ci capita, allora. Disattiva i dispositivi di stasi. Andiamo! Per riattivare la Cybros dobbiamo disabilitare gli emettitori di scudi su Endion. Il momento di iniziare è giunto, Gerak. Andiamo, e abbiamo i Colossi. Colosso che è un'unità molto, molto, molto interessante, perché è un'unità che può superare dislivelli e attaccare molto da lontano. Però è anche l'unica unità che vale sia come unità terrestre che unità aerea, quindi può essere attaccato da chiunque. Vediamo un po' che cosa ci capita. La Cybros, l'arca dei purificatori. Siamo fortunati che la genia di Amon non sia riuscita a oltrepassare la sua griglia di stasi. Ora ho accesso ai registri di Endion. La griglia di stasi è protetta da complicati dispositivi di blocco. Possono essere destabilizzati solo da uno strumento chiamato Megalite. Inizio subito a recuperarlo, così da poter operare sui dispositivi. Avrà bisogno di protezione. Queste foreste pullulano già di abomini Zerg. Allora li elimineremo. E li possiamo eliminare. Se mi consentite, Gerark, questa struttura un tempo sviluppava potenti armi per l'impero. Con i Colossi. Ho udito parlare dei Colossi, in grado di superare i dislivelli e assediare i nemici dalla distanza. Vediamo come si comportano contro gli Zerg. Penso molto molto bene, infatti vediamo un po' di utilizzarli e come vedete qua c'è un dislivello che non potrei superare con un'altra unità, ma loro ce la fanno tranquillamente. E loro non mi possono contrattaccare praticamente. Gli Zerg provengono da quella caverna. Se apriamo il fuoco sulla formazione rocciosa, sigilleremo l'apertura. Vediamo di fare un bel po' di casino. Neanche le idralische non possono attaccare, se vedete. Praticamente non mi vedono. Sembra proprio la zona della prima base. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Ben fatto. La zona è sicura. Coordinate di evocazione del presidio confermate. Karax, attiva il megalite. E adesso possiamo cominciare a sistemare le cose col megalite. Autorizzazione in corso. Il megalite sarà pronto fra poco, Gerarca. Terremo d'occhio il suo stato e vi avvertiremo quando è operativo. Perfetto, si parte. Allora.
Ci vorrà un po' di tempo prima che i sistemi del megalite si attivino. Presto sarà pronto. Nel frattempo, ho migliorato le nostre fabbriche robotiche per consentire la produzione di colossi. Potete evocarli quando desiderate, Gerarca. Ma sarebbe anche il caso, possiamo teletrasportare i colossi, sì. Abbiamo subito la raccolta di gas automatica, che va benissimo. Qua vediamo di fare un po' di difese magari su questo lato qui. Fare una batteria qua. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali. Voglio fare prima questo. Perfetto. Sempre più roba da prendere, dovremmo farcela. Il megalite è quasi pronto. Dobbiamo assicurarci di avere forze a sufficienza per proteggerlo. Non hai abbastanza forza. Minerali. Fare prima la forza. Dobbiamo fare un giretto più avanti, magari? Ma tra l'altro abbiamo gli incursori, sì. Il megalite è attivo. Dobbiamo assicurarci che raggiunga i dispositivi di stasi in sicurezza. Questo sembra il primo dispositivo di stasi, quindi stiamocene pure qua tranquilli. E intanto continuiamo a produrre gente e a fare sempre più casino. Puoi costruire la forgia qua e tornare indietro. Posso fare un paio di cannoni. Anzi no, però prima devo dare la forgia. Magari fai un paio di questi. Uno, due. Un terzo. Il megalite ha raggiunto il primo dispositivo di stasi. Sarà al sicuro finché rimane sotto la superficie. Perfetto, così ne abbiamo tre. E qua il dispositivo di stasi sta facendo il suo. Andiamo ad esplorare un po' più avanti. Indicateci il nemico. Ascolto. Perfetto, sono pronto. Questo è risuscitato, come avete potuto vedere. Quindi adesso anche c'ha questo glow intorno. Ogni tanto lo vedete che fa così. Rilevo movimenti zerg. Guerrieri, assicuratevi che nessuno raggiunga il presidio. Possiamo anche piantare un Phoenix così a caso. Ok, qua ne manca ancora uno. Prendiamo lui e lo mettiamo a fare un po' di cannoni. Quindi facciamo uno qua, uno qua, uno qua, uno qua. Non hai abbastanza minerali. Fare ancora uno. Non hai abbastanza. E così abbiamo il massimo di tutto. Il megalite ha quasi finito con questo dispositivo. Consiglio di prepararsi alla prossima mossa. Abbiamo questi, facciamo GGG. Un po' di adepte. Fede prima della paura. Nagia Carmina. Io posso guardarlo e poi PAM! Lo scontro attende. I sensori mostrano che il primo dispositivo di stasi è inattivo. Il megalite si sposta verso il prossimo. Ah, ci sarà fatto. Forse avremo bisogno di un altro di questi, quindi facciamo B, anzi B, R, ne facciamo un altro qua e torniamo indietro. I tuoi alleati sono in battaglia.
e piantiamo giù un Fenix. Abomini Zerg, affrontate la collera di Fenix. Il megalite è arrivato al secondo dispositivo di stasi. Presto verrà disattivato. Interessante. Credo che questa struttura usasse nuclei di enormi dimensioni per alimentare gli esperimenti. Dovrebbero essere nascosti dietro queste alture. Se i nostri guerrieri riescono a distruggerli, potremmo impossessarci della solarite al loro interno. Il primo nucleo è stato conquistato. Lo sto trasferendo a bordo. Mentre lo sono qua, posso tranquillamente stare. Vedete che però lui mi attacca, anche se attacca solo un aereo. E questi li posso far tenere alla posizione, qua c'ho tutti gli altri. Ho bisogno di un po' di zeloti, mi sa, quindi vediamo un attimo di prendere il mio 3 e venire qua e piantare un paio di piloni qua. Oh, a posto. Vediamo di evocare un po' di zeloti. Non hai abbastanza minerali. Questo guerriero si è destato. E questo abbiamo l'offsetto fasico. Hanno ingaggiato il nemico. Abbiamo un problema. Ah, state facendo il giro così. L'opera del megalite è quasi finita. Presto rinizierà a muoversi. Però un po' di casino. Il canyon si stringe più avanti. Impalatori! Si stanno radicando sul crinale! State pronti all'attacco! Attaccate gli impalatori. Potenziamento completato. Il nostro pilone è sotto attacco. Non hai abbastanza minerali. Vediamo di fare un po' di casino. Puoi uscire dall'assetto fasico e tornare qua. Il dispositivo di stasi è inattivo e la griglia è al 60%. Il megalite si muove verso il terzo dispositivo. Non hai abbastanza minerali. Continuo a preferire il dragone rispetto all'adepta, eh? Però va bene. Non hai abbastanza. Tanto non so tanto bene utilizzarli. Ok. Qua siamo praticamente al massimo, qua possiamo tirare su questo. E vediamo di andare avanti. Attacca anche lui, fico. Bam! La gloria è nostra, fratelli. Unitevi a me e facciamo a pezzi queste creature. Avanti facendo Z e Z. Andiamo avanti così. Non hai abbastanza minerali. Il megalite sta recuperando energia. Questa sia la seconda parte della missione secondaria. Va. Siamo in possesso di entrambi i nuclei. Inizierò subito a lavorarci. Hanno ingaggiato il nemico.
ampio numero di forme di vita Zerg nella rete di cunicoli più avanti. Possiamo sfruttare il terreno a nostro vantaggio. Se facciamo crollare le formazioni rocciose accanto agli ingressi, gli Zerg rimarranno imprigionati nelle caverne. Ok, e continuiamo a fare casino. I tuoi criteri hanno ingaggiato hai abbastanza minerali. Questo dispositivo è quasi pronto. Presto il megalite si sposterà. Rilevo un ingente numero di Zerg nelle caverne più avanti. Fate attenzione. Cacciamo un nemico in battaglia. Questo guerriero si è destato. E piantiamo un Phoenix in casa. Il terzo dispositivo è stato disattivato e il megalite ha ripreso a muoversi. I miei rilevamenti mostrano che la Cybros sta uscendo dalla stasi. Ne mancano solo due, Gerarca. Potenziamento completato. Vediamo un po' le caverne varie. Questo è rimasto qua incastrato. Ok. Hai bisogno di altro gas Vespene. Non hai abbastanza minerali. Ok. E vediamo di andare avanti ancora. C'è un'intera colonia Zerg tra il megalite e l'ultimo dispositivo di stasi. La nostra unica opzione è combattere. Scossa sismica rilevata. Vermi Nidus diretti verso la vostra posizione. Collegamento di fase autorizzato. Il megalite sta bloccando il quarto dispositivo. Hai bisogno di altro gas di spene. Ok, direi che abbiamo fatto un bel po' di casino senza problemi. Sotto attacco. Non hai abbastanza minerali. Questo guerriero si è destato. Ingaggiamo il nemico in battaglia. Tanto c'era uno Zerg in tutto da solo. E qua ce l'abbiamo fatta tranquillamente. Abbiamo finito. La destabilizzazione è quasi terminata. Presto il megalite tornerà operativo. Ok, abbiamo finito anche qua. Vediamo giusto se non ci sono altre strutture in giro. Potenziamento completato. Potenziamenti. Hai bisogno di altro gas Vespene. Il dispositivo è inattivo e il megalite si sposta. Griglia di stasi al 20%. Adesso lo stiamo seguendo. Un momento, rilevo attività nella colonia Zerg. Stanno rinforzando l'ultimo dispositivo. Davvero? Quindi gli stiamo tutti attorno così. Hai bisogno di altro gas Vespene.
Non hai abbastanza minerali. Questo guerriero si è destato. Gli stiamo tutti quanti vicini, vicini. Ah, devi vedere la locanda. Questo guerriero si è destato. Non mettiamoci tutti vicini vicini. L'abbiamo fatta! Ta-da! L'ultimo dispositivo si sta destabilizzando. La griglia è stata disattivata. Ce l'abbiamo fatta! La Cybros è libera dalla stasi. Richiamate tutte le forze dalla superficie di Engion. È ora di attaccare la Cybros. E abbiamo completato la missione, ma abbastanza semplice questa, di distruggere tutto quanto e disattivare quello che è lo scudo della Cybros. Che però forse non è proprio una buonissima idea, visto che adesso tutti potranno attaccarla. Ma vediamo un po', qua non sono riuscito a eliminare tutte le strutture, c'erano tante piccole strutture in giro, ma va bene lo stesso. Ci vediamo al prossimo episodio di Legacy of the Void, io sono East Brave, sempre qua su StarCraft 2. Namaste and be brave!